dopo la grande manifestazione del 9 febbraio. Noi abbiamo ancora da fare diversi incontri, questo è il primo che riguarda la previdenza. Ringraziamo la disponibilità, però dobbiamo vedere anche i risultati e i risultati li vedremo a breve, se accetteranno di formulare quegli emendamenti al decretone che permetta di soddisfare alcune esigenze, a partire dal problema delle donne che sono a richiedere la pensione di quota 100 inferiore alle percentuali della loro capacità, diciamo, di essere inseriti nel mondo del lavoro. Quindi significa che bisogna fare delle modifiche che permettano l'accesso alla garanzia a donne, perché permettono l'accesso a tutti quei settori che sono oggi penalizzati. Quindi tecnicamente verificheremo prima che si concluda l'iter dell'approvazione della norma entro metà di marzo. Ci saranno questi emendamenti che verificheremo, noi nel frattempo faremo una segreteria unitaria il giorno 28, valuteremo che cosa c'è di concreto e successivamente il governo ha dichiarato di volerci incontrare ancora per discutere del resto delle questioni che sono aperte, sia per quanto riguarda le commissioni che bisogna fare per separare la previdenza dall'assistenza e per i lavori gravosi o usuranti tecnico-scientifici, per fare in modo che cominciamo a preparare anche le risposte ai giovani che senza la pensione di garanzia rischiano di non avere un futuro pensionistico e alle donne di avere, e oltre diciamo ai lavori usuranti che sono ormai in tutti i settori. Diciamo che la disponibilità ad accogliere le richieste c'era quasi generale. Il problema è che ogni volta che si parlava di un argomento ci si poneva di fronte il problema dei soldi. E allora, se abbiamo delle regole che fanno utilizzare i conteggi economici delle nostre leggi in maniera errata, che non permettono di recuperare quello che non si è speso per lo stesso argomento l'anno successivo, difficilmente ogni volta possiamo investire miliardi e miliardi per poi non spenderle e non poterle più riutilizzare perché vanno nel conto economico generale. E cambiare le regole in Europa è importante, perché l'austerità non solo ci ha impoveriti tutti, ma sono delle regole sbagliate che possono essere cambiate cercando alleanze, non dichiarando guerra a tutti i paesi europei.